Con Lorenzo Colvani, arrivato la scorsa settimana nel mercato di riparazione. Lorenzo, innanzitutto, come procede il tuo ammiettamento qui a Piancastagnoli? Ma beh, dai, la prima settimana è andata, ancora non è finita, è andata tutto bene. Mi sto adattando al terreno di gioco, al sintetico, che non ero, non sono stato abituato, però sta andando bene. Sempre appena si è riuscito a un buon punto contro l'Alessandria, domenica sfida salvezza contro la Propatria, come ci arriva la compagine di Mister Masi? Ma domenica ho visto una squadra compatta, che concede poco e che esprime anche un bel gioco. Quindi penso che abbiamo tutte le carte in regola per far bene e giocarcelo in tutte ogni partita e conquistarci la salvezza. Senti, te sei un difensore centrale, ci vuoi dire le tue caratteristiche? Ma sono un giocatore centrale, abbastanza gioca un po' più fisicamente e mi piace giocare spesso sull'uomo e niente. Senti, conoscevi già qualcuno all'interno della Rosa? Ho giocato con King 3 anni fa a Pontedera e 4 anni fa a Pontedera e poi ho giocato con Rinaldini, ma parliamo di settore giovanile. Senti, per te esperienze con Pistoiese, Forte Juventus, Pontedera, poi la chiamata della Spal in Serie A, ritorno a Empoli, come sta Lorenzo Colvani? Beh, ora sto bene, ho bisogno soltanto di un paio di settimane di ricondizionamento, di trovare un po' i ritmi partita, però sto bene. Senti, che campionato è quello di Lega Pro? Anche per la Canese è una piccola realtà. Beh, è un campionato intanto molto aperto. Vabbè, lasciamo fuori il Monza che, vabbè. Però possiamo, cioè, da quello che ho visto, la squadra può giocarsela veramente con tutte e da qui alla fine, insomma, dobbiamo lottare ogni partita per portare a casa 3 punti e la salvezza, secondo me, è più che raggiungibile. Senti, il tuo rapporto con lo staff tecnico, Mr. Masi? Eh sì, abbiamo un po' chiacchierato, mi ha spiegato un po' il suo modo di vedere di gioco e ho parlato molto col prof Michele e mi sta seguendo lui passo passo, insomma, per questa rieducazione in campo e bene, positivo.